Di Lev Nikolaevich Tolstoi non si può certo dire che sia stato un credente mediocre. Anzi, questo scrittore russo prese molto sul serio la sua religione. Dopo aver letto i Vangeli, Tolstoi rinunciò al tabacco, all'alcol e a mangiare la carne. Poi rifletté profondamente sull'ordine di Gesù al giovane ricco di donare i suoi beni. Così decise di liberare i servi e si privò della sua grande proprietà. Cominciò a vestirsi da contadino, fabbricò le scarpe e coltivò la terra. Rinunciò ai suoi diritti letterari. Sua moglie Sofia fu fuori di sé. Non le piacque per niente il fatto che suo marito avesse portato la loro grande famiglia al fallimento. E poi scrisse: «C'è così poco calore vero in lui». E aggiunse: «La sua bontà non deriva dal cuore, ma solo dai principi. I suoi biografi scriveranno che ha aiutato i lavoratori a portare secchi d'acqua, ma nessuno saprà mai che a sua moglie non ha mai dato riposo e che mai in questi 32 anni ha dato un sorso d'acqua al suo bambino. Ho passato 5 minuti accanto al suo letto per dare a me un po' di riposo per tutti i miei lavori». È ovvio che Tolstoi avesse grandi problemi nei suoi feroci tentativi di essere un bravo credente. Più ci provava, più gli era difficile. Quasi sempre aveva difficoltà quando cercava di imporsi delle regole, ciò che dovrebbe e cosa non dovrebbe fare. Ebbe questi dilemmi nei giorni della sua giovinezza. Ad esempio, si disse che non avrebbe fatto più le orge con le giovani zingare. Ma nel suo diario leggiamo che dopo questa promessa a se stesso continuò la sua vita lussuriosa. Nel suo diario raccontò i suoi fallimenti spirituali. Riguardo a questo leggiamo 20-12-1850. Brutta giornata, ero dagli zingari. 28-12, ero dagli zingari. 29-12. Davvero vivo come un vero bastardo. Di sera scrivo le regole della vita, poi vado dagli zingari. Tolstoi non poteva resistere alle strade del piacere con le giovani zingare, anche se ci provava disperatamente. Risulta evidente dai testi. E per tutta la sua vita continuò ad imporsi una simile pratica e a violare le sue regole. Più di una volta Tolstoi promise pubblicamente di astenersi sessualmente e chiese anche stanze da letto separate per lui e sua moglie, ma non riuscì a resistere a lungo. Sua moglie ebbe ben 13 gravidanze. Tolstoi era un uomo profondamente infelice, lo tormentava tanto questa sua incapacità di raggiungere il suo concetto di perfezione cristiana. Nel suo diario citò e criticò coloro che parlavano male di lui. «Ma che bravo predicatore, Lev Nikolaevich! Ma fa quello che predica!» Così gli dicevano. Poi lui rispondeva a queste critiche. «Questa è la più naturale di tutte le domande che mi fanno sempre. Di solito me la pongono trionfalmente come se fosse un modo per tapparmi la bocca. Lei predica, ma come vive?» E io rispondo che predico di ciò che non sono in grado di mantenere, anche se lo vorrei tantissimo. Le mie non sono azioni buone. E rispondo che sono colpevole e cattivo e mi merito il disprezzo per le mie mancanze. La sua religione è stata un fallimento e Tolstoi ne era profondamente consapevole. Ma lui, per carità, non mancava di zelo, ma di una vera conversione. Che cosa ha sbagliato? D'accordo, forse uno dei motivi è da attribuire alla teologia. Tolstoi, per esempio, non credeva nel racconto biblico dei miracoli, neanche nella natura divina di Gesù Cristo, né al fatto che bisogna pregare il Cristo. Dubitava che Gesù fosse esistito come persona storica. Tolstoi ebbe anche altre obiezioni sulla Bibbia. Ha chiamato l'Antico Testamento rigido e primitivo. Accusava l'Apostolo Paolo di falsa tendenza al cristianesimo e tutto sommato non c'è da meravigliarsi su cosa disse Dostoevskij di Tolstoi. Cioè che ha cercato di creare il cristianesimo senza Cristo. Quindi Tolstoi aveva una teologia non biblica e una teologia difettosa difficilmente può portare qualcuno sulla strada giusta, proprio come un treno sbagliato di solito non può portare qualcuno alla giusta destinazione. Tuttavia c'è qui qualcosa di più profondo. La teologia sbagliata non si manifesta solo nella cattiva scienza, ma anche nella eccessiva enfasi sulla scienza esatta.
Per esempio, la Bibbia racconta che le nostre azioni sono molto importanti per Dio. L'Apostolo Giacomo ha detto nella sua epistola che la fede senza opere è morta. La Bibbia racconta anche che dobbiamo essere perfetti nelle nostre azioni. Gesù stesso indica nel suo celebre sermone sul monte che un'eccessiva enfasi sul comportamento perfetto porta l'uomo alla autogiustificazione. Tale religione non offre la pace nel cuore che Dio ci ha accettato e giustificato. Dunque, non c'è da meravigliarsi che proprio quelli che tendono alla perfezione morale molto spesso siano più propensi a cadere in depressione. C'è proprio una sorta di capovolgimento in questa questione. Tolstoi, a causa di queste aspirazioni di automiglioramento, nonché per il mancato raggiungimento di esse, spesso pensava al suicidio. E lui non è l'unico, molti credenti sinceri hanno lasciato la Chiesa a causa di un motivo simile. Allora, dov'è la soluzione? Anzitutto la consapevolezza che la perfezione cristiana non significhi perfezionismo. In effetti la parola greca per perfezione ha il significato di qualcosa di completo o maturo. Un perfetto cristiano è un cristiano maturo. Altrettanto un perfetto cristiano è un cristiano misericordioso. Quando Gesù disse «Siate perfetti come il vostro Padre Celeste», poco prima di questo nel testo disse che dobbiamo amare i nostri nemici. Quindi la perfezione ha a che fare con l'amore, con la grazia, non con il nostro desiderio di essere senza peccati. Un'altra soluzione è quella di rendersi conto che ci accoglie non perché siamo buoni, ma perché Lui è buono. L'Apostolo Paolo ha espresso questo concetto nella predicazione agli Ebrei ad Antiochia. Lo leggiamo nel capitolo 13 nel libro degli Atti. Chiunque crede è giustificato di tutte le cose, di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Quindi, secondo Gesù, tutti possono essere giustificati non sulla base delle loro azioni, ma nonostante le loro azioni. Solo questa comprensione può portarci alla pace e alla sicurezza nella vita.